Ciao, mi nombre es Valeria Porcelli. Soy italiana graduada en estadística. Desde Milán, deseo transmitir mi pasión para que ustedes se apasionen. Aquí comienza el fascino de la matemática. La fascinante matemática. Hoy les voy a presentar a la aritmética. L'azione del contare è una delle prime attività matematiche dell'uomo, nata da esigenze pratiche. Essa consiste in una serie di procedimenti e limitazioni che possono essere così riassunti. Assegnare ordinatamente a ogni oggetto di una data raccolta un numero. In questo modo ad ogni oggetto spetta un ben preciso numero, iniziando da 1, e ci sarà un soggetto identificato come ultimo. Il contare, l'azione del contare, sottintende due concetti. Il numero come ordinale, che stabilisce l'ordine interno di una successione, e il numero come cardinale, che indica la quantità di oggetti facenti parte di un insieme. Si può notare infatti che il numero viene associato all'ultimo elemento e indica anche la quantità degli oggetti che si sono contati. L'estrema utilità del contare e l'utilizzo massiccio di tale pratica hanno portato l'uomo ad avere due necessità. La prima è definire i nomi astratti con i quali indicare i numeri, indipendentemente dal genere degli oggetti. E la seconda, inventare dei disegni grafici per simbolizzare i numeri. Quindi, dare un nome ai numeri e inventare dei simboli da associare a ciascun numero. L'uomo si è accorto della possibilità di ottenere, con scritture limitate a pochi segni, numeri anche molto grandi. Esempi pratici si trovano nei sistemi di numerazione cinese, il famoso sistema bastoncino, e poi la numerazione sumero-babilonese, quella egiziana, quella maya e quella greca. In quella greca in particolare le lettere dell'alfabeto fungevano anche da numeri. In questa direzione si riuscì anche a dare un valore alla posizione nella quale quel segno appariva, cioè dare un'indicazione posizionale del numero. Il sistema posizionale, appunto, così come l'azione del contare, è una delle più semplici, ma anche delle più potenti invenzioni dell'uomo. Muchas gracias. Nos encontramos en el próximo capítulo de la fascinante matemática. Hasta la próxima. Ciao.